È pari a 186 milioni di euro la dotazione finanziaria dei bandi per le misure di investimento del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Gli strumenti sono stati presentati a Catanzaro dal presidente della regione Mario Oliverio, assieme al dirigente generale del Dipartimento Agricoltura Carmelo Salvino, all'autorità di gestione Alessandro Zanfino e al consigliere regionale delegato Mauro Dacri. E da domani saranno operativi sul nuovo portale del PSR. Il PSR è uno strumento importante per quanto riguarda il settore agroalimentare, 1 miliardo e 100 milioni di euro destinati al nostro comparto primario, il settore primario, che partono primi tre bandi, un pacchetto giovani, misure di premialità per i giovani, 50.000 euro di premio sulla collina e sulla montagna e 40 sulla pianura, misure di incentivi anche sui progetti, sugli investimenti, fino al 70% a carico pubblico, appunto perché i giovani possano essere agevolati in questa iniziativa. Noi abbiamo imprese agricole consolidate, aziende agricole che vanno sostenute e vanno rafforzate. Quindi un secondo bando in questa direzione, un terzo bando a sostegno dello sviluppo locale attraverso i GAL e naturalmente tutto questo in un quadro di snellimento delle procedure per il quale io più volte ho ribadito il nostro impegno. Le domande saranno digitalizzate, non ci saranno più domande cartacee, questo è un fatto importante. Non è un caso che abbiamo anche oggi presentato un bando per l'assistenza tecnica, per il mondo delle professioni, perché le aziende agricole in modo particolare hanno bisogno di essere sostenute e accompagnate, quindi abbiamo fatto un bando specifico in questa direzione, quindi la digitalizzazione che consentirà a conclusione della scadenza, il 30 di settembre, per la presentazione delle domande, consentirà di definire rapidamente l'esame delle domande e le graduatorie, evitare che si ripeta quello che è avvenuto in passato, che si fa una domanda nel 2009 e le graduatorie sono state poi pubblicate nel 2013-2014, dopo anni.